Sorrisi e abbracci, obiettivo dell'incontro durato circa mezz'ora, formare un gruppo parlamentare anti-europeo e anti-immigrazione dopo le europee del 25 maggio. Oggi pomeriggio, nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo, il segretario della Lega Nord Matteo Salvini e Marine Le Pen, leader del Front National francese, che ha ottenuto un ottimo risultato alle elezioni amministrative di fine marzo, hanno discusso di un programma comune contro l'euro dei disastri e delle banche e contro l'immigrazione di massa che ormai, ha detto Salvini, ha assunto i connotati di un'invasione. Non saranno elezioni, ma saranno un referendum fra il passato e il futuro. E finalmente c'è speranza. È la prima volta che votiamo per l'Europa in Italia parlando di Europa e guardando avanti. E quindi sarà un referendum pro o contro l'euro, che è una moneta sbagliata, pro o contro l'immigrazione di massa, pro o contro la famiglia, pro o contro la sovranità monetaria e territoriale. E io voglio vincere il referendum. Gli avversari Grillo e Renzi per il segretario della Lega sono chiacchieroni, dei bluff. Marine Le Pen invece su Grillo va giù pesante, lo apostrofa complice del sistema, perché afferma non si può essere contro l'euro e a favore dell'immigrazione. O è politicamente debole, è la conclusione della sua analisi, o è in malafede.